La nostra Lucia Scione in diretta da Castel Gandolfo con un ospite. È così, Lucia, ben trovata. Addirittura te ne porto due di ospiti, Fabio, Wow! ma per un motivo molto semplice. Noi stiamo vivendo esattamente come voi, in studio, come le persone qui in piazza e come quelli che ci seguono da casa, un'attesa della quale si può raccontare Sulle tutto e macchine, niente. per Ma c'è stata una dire. persona che stamattina ci ha messo un po' in guardia, ci ha quasi bacchettati, perché ci ha sentiti parlare tra giornalisti, pensare ma dove ci mettiamo, cosa facciamo, quali sarà il programma. Beh, Don Dalmazio Maggi, il viceparroco di San Tommaso da Villanova, che è la chiesa da cui noi trasmettiamo al mattino la messa, ci ha guardati negli occhi e ha detto: bravi, bravi, voi immaginate, fate, ma invece che cosa potrebbe succedere? Don Dalmazio. Può succedere tutto e il contrario di tutto. Di per sé la visita è privata, quindi non viene accolto né dal vescovo né dal parroco né dal sindaco, viene accolto da Benedetto XVI che lo invita a pranzo. Dopodiché tutto è possibile, è il contrario di tutto. Ma tra questo tutto che c'è, Don Dalmazio? Cosa potrebbe essere possibile? Qualche sorpresa ci potrebbe essere. Ci dovremmo abituare a delle sorprese con Papa Francesco. E a proposito di sorprese, noi siamo riusciti a tirar fuori con non poche difficoltà Nicola Luciano, ispettore della Polizia di Stato da 40 anni, quattro papi, dicevamo, ispettore, ma l'emozione è grandissima, gli occhi le brillano. L'emozione è grandissima perché noi siamo proprio vicini, diciamo, sia per la sicurezza di Sua Santità e per la sicurezza nell'interno tra lo Stato italiano e lo Stato Vaticano. È una cosa che non si può ripetere, è una cosa bellissima. Noi qui il periodo estivo, luglio, agosto e settembre, io volentiero con i miei collaboratori, con i miei dirigenti o altri colleghi di Roma collaboriamo con la Gendarmeria e le Guardie Svizzere al fine che poi quando Sua Santità si affaccia dal barcone o l'Angelus nell'interno che fila tutto bene, come Senta, oggi. ispettore, il Papa Francesco ha detto ai giornalisti quanto avete lavorato, ma voi siete pronti a questo superlavoro? Perché oggi veramente può succedere di tutto. Non succede niente di tutto. Intendo, attenzione, questa è una notizia, non voglio dire sciocchezza. Di tutto, nel senso come programmi, non succederà nulla. Programma deve filare tutto bene. Se Padre Francesco, Sua Santità, come aspettano tutti i nostri pellegrini, si affaccia oppure qui, noi lo aspettiamo con le braccia aperte. Oppure dovessi attraversare questa piazza, noi ci saremo. Don Dalmazio. E una cosa particolare che forse la gente non lo sa. Papa Francesco è stato battezzato il Natale del 1936 nella Basilica di Maria Ausiliatrice dei Salesiani a Buenos Aires, da un parroco salesiano. E lei? Poi è stato sempre attento e disponibile. E la cosa interessante è che ha studiato dai salesiani e ha fatto quindi un corso di studio con i salesiani a Buenos Aires. E il parroco attuale della chiesa di Maria Ausiliatrice, fino a pochi mesi fa, ogni mese lo vedeva arrivare. Andava nella cappellina in cui c'era il battistero in cui era stato battezzato e restava alcuni minuti in silenzio e in preghiera. Andava con la metropolitana e tornava con la metropolitana. Questo è Papa Francesco. Salesiano, ovviamente, Don Dalmazio, che ci ha raccontato di questo Papa già nel cuore di tantissimi, che probabilmente oggi potrebbe davvero riservare sorprese anche in balba al protocollo. Noi ci sentiamo più tardi e aspettiamo con voi. Lucia, grazie.